Profumi, aromi, degustazioni di prodotti, eccellenze gastronomiche e migliori vini bio provenienti da tantissime regioni italiane. Si tratta di Biosalus, il festival naturale del biologico e del benessere olistico. L'evento culturale, artistico, commerciale e gastronomico dove tradizione e rigore scientifico si incontrano per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Giunto quest'anno alla sua 15ª edizione, l'ambizioso progetto culturale, unico nel suo genere e nato nel 2007 da un'intuizione di Antimo Zazzaroni e Maria Assunta Bordon, è tornato ad Urbino sabato 5 e domenica 6 ottobre. Organizzatore del festival insieme all'amministrazione comunale Enrico Zazzaroni, che ha sottolineato l'importanza del sodalizio, ormai consolidato, con la città ducale. Il festival è un contenitore sia culturale, commerciale, gastronomico di tante iniziative. Al Collegio Raffaello si stanno tenendo in solo in due giorni oltre 35 incontri con medici e professionisti che vengono un po' da ogni parte d'Italia. Due giornate intense che hanno richiamato migliaia di visitatori tra conferenze, convegni, spettacoli e novità, con un'area dedicata all'attività sportiva e spazi per i più piccoli. Quest'anno abbiamo voluto riportare, grazie al successo dell'edizione del 2010, l'India come cultura ospite, e quest'anno c'è stata una conferenza inedita sulla pulsologia indiana, quindi sull'ascolto del polso, e un operatore che è massaggiatore ma conosce da tantissimi anni la cultura vedica ha spiegato come funziona l'auscultazione del polso, che in India viene utilizzato proprio dai medici, perché non potendo a volte spogliare il paziente, solo attraverso l'ascoltazione del polso riescono a capire la situazione, lo stato della persona e anche poi dare dei consigli sia di salute che di benessere. E poi questa edizione è una grandissima novità, un'area dedicata proprio al mondo green dei bambini, Biosalut Kids, al Collegio Internazionale Piazza San Filippo. Dalla scorsa edizione Biosalut ha fatto un matrimonio con l'amministrazione comunale, che da diversi anni organizzava un evento che era Urbino Street Sport. Abbiamo voluto unire questi due eventi perché riteniamo che lo sport sia benessere, lo sport è salute, quindi a Piazza Mercatale uniamo l'evento Urbino Street Sport con Biosalus per portare sempre più benessere in questa manifestazione. Un'edizione in cui è stata riservata una particolare attenzione anche agli animali, membri fondamentali della famiglia. L'attenzione che abbiamo per il nostro corpo dobbiamo averla anche per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo un corso sia di terapia nutrizionale che sui biotipi. Come classificare il biotipo in modo tale che il proprietario possa scegliere la dieta più giusta e l'integrazione più giusta a seconda del tipo di costituzione. Molto apprezzati dai partecipanti anche le lezioni di yoga che si sono svolte nella splendida cornice del Teatro Sanzio, così come i massaggi ayurvedici indiani e l'esposizione dei prodotti biologici in Piazza delle Erbe, oltre alle lezioni sui vini tenute dai produttori e dai sommelier della rete nazionale dei distretti biologici d'Italia.